Girl, 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 throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerk it like Molly. Don't pop it like Molly. Benvenuti ragazzi, oggi siamo qui in compagnia di Nikila, che sono qui per portarvi un altro video dopo le due settimane di pausa, ragazzi. Quasi tre. Sono tornato e come vedete siamo qui su FIFA 15. È quasi finito e noi andiamo a spacchettare come dei porcelli, perché ci sono i pacchetti ovovavi. E con l'inizio del campionato, ragazzi, abbiamo anche dei tozzi che dei giocatori IF che spaccano i culi. Cavani, Rodriguez, Sagnano lo dico perché fa schifo, ma c'è Pjanic, Nani, Snyder, Godin, Akinfeyev, Howard, Fekir, che si è anche infortunato, quasi l'anno sua. Chi più ne ha più ne mette, ragazzi, quindi non possiamo essere così sfigati da non trovare proprio un cazzo di niente. E qui andiamo a trovarli, ragazzi. Beh ragazzi, ci sono 20 pacchetti da 25k e andiamo col primo. Che dire, sono 12 giocatori di tutti 12 oro, di cui 3 rari, quindi speriamo bene. Ma che cazzo spero? Ah, non sono 12 giocatori, no, sono 12 merde. Sì, sì, tutte ste bocchinate di merda, ma gli venga un bene. FIFA del cazzo, ragazzi, io sono appena tornato, già mi devo avvelenare il sangue con sto gioco del cazzo, cioè, mi capite? Ragazzi, vi devo dire un po' di cosiette, tipo, mentre facciamo lo spacchettamento notiamo che non si trova un cazzo, però, porco Diaz, non si può bestemmiare. Cosa dovevo dirvi? Dovevo dirvi che tornerò a fare più video su console, comunque, perché sta arrivando il periodo, diciamo, invernale, quindi dove ci sono, magari escono più giochi per console. Quindi le serie di Minecraft cercherò di portare a termine, quelle che ho. Navas, l'unico decente. Dilobo G, quello del Chelsea, però. Van Dijk o Van Casto da me c'è sempre, non mancherà mai. In ogni video di FIFA, se nello spacchettamento non trovo Van Casto, non sono felice. Mortacci tua, mancazzo, mortacci tu. Stavo dicendo che praticamente, ragazzi, inizierò di nuovo a fare video su console e porterò a termine le serie di Minecraft che ho attive, quindi la 10 Blami Bastardi e la CTM, non so se continuarla, ragazzi, Wayward Wonders, perché comunque era il primo episodio e quindi penso di non continuarla. Ditemi anche voi nei commenti cosa ne pensate, perché voglio ricominciare a fare video per console, magari iniziare a fare anche challenge, oppure video dove io mi metto in contatto con voi, del tipo voi fate domande e ottenete risposta. Vabbè, questo è un programma avanti un altro, l'alieno. E a parte quello, dove voi magari fate delle domande su delle mie cose personali, oppure facciamo dei video su dei giochi un po' più stupidi e meno seri di Minecraft, cioè così sul computer, per casseggiare e aspettare l'uscita di Black Ops 3, che credo moltissimo in quel gioco, ragazzi, non potete capire. Ci credo veramente tanto e spero che non sia una delusione come gli altri Call of Duty, Ghost e Advanced Warfare. E quindi, ragazzi, adesso continuiamo con il nostro spacchettamento sperando di trovare qualcuno, ma noi troviamo Riccardo Kakà. Serna, capitano della nazionale serba? Croata, non serba, porco Giuda, mannaggia me. Mai, e mai con 93 di velocità. Madonna, questo non lo prendi neanche la polizia con la loro macchina modificata. Non gli stai dietro a questo da quanto corre, quanto piotta. Allora, dai pacchetto, dammi qualcosa di buono, FIFA di merda, mandandà. Ciao, ciao, ragazzi, un'altra cosa importante è che ho preparato il video per i 400 iscritti e lo speciale l'ho preparato e quindi lo vedrete fra poco, cioè fra poco, non pochissimo, ma lo sto, diciamo, organizzando con un mio amico. E quindi quando uscirà, oh, Lord Trafford, bellissimo, lo vedrete sul canale, appunto. E quindi volevo iniziare anche a fare tipo varie challenge, tanto per, visto che abbiamo un gioco dove si possono fare challenge, anche tante, dove tu rischi la vita, perché non farle, no? Tanto alla fine voi non la rischiate la vita, la rischio io. Però
Continuiamo con lo spacchettamento, perché in questo spacchettamento per fortuna non rischierò la vita. Però non trovo neanche un cazzo! Dubbia di merda! E che cazzo? Che stemma è? Danimarca. Vabbè. Cioè ragazzi, sono rimasti 9 pacchetti e non ho trovato un cazzo, proprio niente. Niente, non c'è niente ragazzi, non c'è niente. Mortacci di samba, ma chi ti vuole 47 di velocità? Apriamo un pacchettino ora. Ma sì. Che palle. Dai però, Alava. Danilo! Madonna FIFA, guarda, si è diventato il degrado. Cioè si è sempre stato è stato sempre un gioco degradante, però ora sta migliorando il suo livello di degrado verso chi spende soldi per spacchettare, no? Capite, no? Piqué! Muntari della Lila! Vabbè, ah guarda, becchi 6 milioni a stagione, non fai niente. Beato lui. Beato lui. Ha capito come gira l'economia del mondo. Beato lui. La Port Melo dell'Inter. Che schifo. FIFA è veramente un gioco di merda. Oh. Cioè, non cambierà mai, io dico. Non cambierà mai. Figaiolo Bender, almeno lui. Al-Shabab. Al-Kebab. Non Al-Shabab, Al-Kebab. Mortacci tua, oh. Mi date un giocatore decente? Dai. Ma decente io intendevo IF, non con overall d'alto, che però fa schifo. Che palle, ragazzi, non è possibile. Dai però, porca troia. Dai FIFA. Bradley. Ciccio Bradley. Ciccio Bradley. Mortacci di sua mamma quando l'ha fatto. Che palle. Ma non c'è niente. Che palle. Oh, un mio pacchetto. FIFA di merda. Mortacci tua. Tanto passa alle macchine di fuori. Dai FIFA. Baines. Il professor Layton. Ma io cosa me ne faccio di Baines? Nagatomo. Ah, io l'ho pure mandato a vendere, certo, chi me lo compra. Mortacci di Nagatomo. Diventerò povero. Lo so, io divento povero così in bacchetta mia. Roberto Firmi. Pagato ben 40 milioni dal Liverpool. Avessi io 40 milioni non comprerei sicuramente Firmino. Ma sono milanista e dico che sicuramente hanno fatto un mercato migliore del nostro. Vendendo Sterling a 60 milioni. Ecco, mortacci di Galliani. E la madonna, solo giocatori sto giro. Vidal del Bayern. Beh, qualcosa varrà lui. Porca troia. Bellissima questa, mi piace un po'. Quanto vale Vidal del Bayern? Almeno 8.000. Beh, non ci sono. Ne vendo 8.000. E sti cazzi. Sì, ma voi vi devo mandare tutti. Tra giornali, non ci penso. Walker lo vendo. Tyson anche. Rojo anche. Il resto non vendo niente. Dai, l'ultimo pacchetto. E non fare lo stronzo, perché sennò mi incasso. Mi devi incazzare io. Cerci. Lerci. Ma ho fatto trovare Lerci. Il giocatore più buggato. È buggato, ma non lo compra nessuno. Oh. Ah, i miei pacchetti. Dai, apriamo sto merda. Cazzo troveremo, infatti. Pareja. Neanche parejo, quello del vero. No, pareja. Che gioco di merda. Prendiamo gli ultimi due pacchetti, ragazzi. E poi mi incazzo se non trovo niente. Dai. Ho speso più di 500k e tu mi fai trovare Zapata? Zapata! Non so se ridere o se piangere, ragazzi. Ho trovato Alex. Io non ci credo. Cioè no, io non ci posso credere, ragazzi, boh. Cioè, ho speso 600k e non ho trovato niente.
Niente ragazzi, niente non si trova. Ci sono, c'è una squadra della settimana che spacca i culi. Non trovo neanche il più scarso. Neanche il più scarso. Dio. E vaffanculo, scarto tutto. Scarto tutto. Tutto. Cazzo, dai, Griezmann, dammi qualcosa di buono. Ragazzi, ho perso, cioè, ho perso la speranza. Ecco, Corin. Non Cocorin, Rolando, il mitico capocannoniere dell'Inter di una stagione, ragazzi. Rolando. Figlio bello. Ma mettiamo questo e basta. Ancora anche. Mille crediti. La cosa di valore più importante che ho trovato oggi, ragazzi, sono stati i 1000 crediti. Riscattiamo l'oggetto e diventiamo felici. Beh, che dire ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. A me non è piaciuto per niente lo spacchettamento, però spero di avervi fatto almeno divertire, che ho puntato su quello perché FIFA non mi fa trovare manco un giocatore. Hai appena trovato un giocatore zappato della tua squadra preferita in un pacchetto Ultimate Team. Preferivo non trovarlo, lo sai? Ah, Alex, grazie, è vero, anche Cerci. Gioco di merda. Che dirvi ragazzi, commentate se dovete dirmi qualcosa, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, condividete il video su Facebook, vari social, e passate anche dalla pagina Facebook che trovate in descrizione. Niente, qui da Nick è tutto e noi ci sentiamo nel prossimo video. Bella!